Bella lì, in live. Ok. Ok. Vediamo se riesco. Allora. Vediamo se riesco. Ok. Ci siamo. Voilà. Siamo in live. Allora, devo fare un'altra cosa. Questo lo riduco di icona. Questo non mi serve. E voilà. Ok, ci siamo. Ho un po' di acquazzone. Ok, here we go. Un po' di acquazzone. Portiamo un pesce fresco a Oslo. Sono in live, sono, ora vedo se riesco a mandare il link del canale. Ok. Vediamo se riesco a inviarlo. Ah, perfetto. Ce l'ho già. Alla rotatoria. Alla rotatoria. Bella, rotatoria su poterla. Bellissimo. Ok. Ho mandato il link al mio canale qua sul nostro Discord. Ah, che fa, Mirko se n'è andato? Mirko se n'è andato e non ritorna. Sì, stavo telefonando. Recomputed. La pioggia non ci aiuta. Ma tutto uno sullo sterrato. Allora. Vediamo se si sente bene. Allora. Nope. Ma che devo fare? Ecco qua. Vedete se si sente bene sul telefonino? Ecco qua. Vediamo. Mi sta cadendo il telefonino. Devo abbassare un pettino la musica. Abbassiamo un pettino la musica. E allora, abbassando un pettino la musica, riusciremo ad avere magari, far sentire un pochettino di più il gioco. Ok. Bella lì, dai. Freno. Ma che cazzo ho fatto? Ho preso sbagliato tasso. Quella. Ok. Ci aspettano quanto? 2000 km, vabbè, niente di particolare. Ce la mettere mentre il nodo? Chi è? Eeeh, tale cucce!
Oh, un bale Francesco! Che sto a fa? Sono a consegnare pesce fresco a Oslo da Hammerfest. Siamo al nord della Svezia. E andiamo a consegnare pesce. Oh, tieno pesce. Ok, abbassiamo qualche rapporto col nostro Renault. Visto che è bellino. E allora, tu come stai, Francia? Che fai di bello? Chi è? Ciao Marco, come stai? Buongiorno, buona domenica. Scusate se urlo, sente probabilmente molto forte, scusatemi. Mi devo avvicinare il portatile? Get ready to turn right. Allora, vediamo, c'è Turn right, nessuno, then perfetto. turn left. Come stai Marco? Dove sei diretto col voletto? Che so, ho sbagliato. Dove sei diretto con il voletto? Io stamattina ho fatto la leg ATPL, la nona del Tour Svizzero. Ho fatto quella lì, che c'era, le regole erano di fare Turn un, left. come lo chiamano sul mondo di VAO, il pick up da VFR a IFR. Mi sono fatto questo voletto che prevedeva di fare un go round, di andare in go round e fare chiaramente la procedura di mister approach, stare e fare due holding sull'NDB appunto dell'aeroporto. Non mi ricordo adesso come si chiama l'aeroporto, però comunque fare due holding e atterrare sulla 24, sulla pista 24, oppure sulla 6, dipende dal vento. Siccome il vento era calmo, ho preferito seguire le istruzioni del tour e fare la procedura appunto di avvicinamento e atterraggio sulla 24. Siamo un po' troppo veloci. Scusa, per un bretto. Get ready to Lanzarote a turn Roma. right. No, Marco, ti avevo augurato buona domenica, ti avevo chiesto come stavi. Ci abbiamo un. Abbiamo qua Scania Cina. Turn right. Ti hai chiesto come stavi e cosa mangiate oggi a pranzo, ragazzi? Qua ovviamente ci sono delle curve un po' particolari. Quindi mi mantengo leggero con la velocità, visto che siamo in una litorale. Grazie Marco. Hai lavorato ieri? Io un pochettino di tosse, chiaramente sintomi influenzali, però fortunatamente mi viene in forma leggera una tosse, magari un'afta così, e poi se ne va via tranquillamente. Allora, il viaggio dovrebbe durare circa un'oretta. Franky, dovrebbe durare quanto? 2000 km, quanto un'oretta? Un'oretta Un'oretta e mezza, e mezza, sì. 95. Abbiamo qualcuno che si sta riposando nell'area di sosta. Ok, eccolo là, bel vedere. Sempre sarà sicuramente quello della. Eccola, Bali. Sta facendo questo? Meno male che ho frenato. Hello man, lo salutiamo. Grazie
Grazie Marco, grazie per l'augurio. Buon pranzo, a momenti si pranza. E buona domenica. E ti penso, dai. Siamo tutti maliziosi, siamo. Già so dove vuole andare a parare. Seguiamo il consiglio di Marco, andiamo piano. Penso mantenerci intorno ai 60 qui, va bene. Non capisco che stava facendo quello. Se si era preso una pausa per dormire, appunto, probabilmente. Non lo so, perché deve dormire in multiplayer comunque non ha molto Turn senso. left. Multiplayer non ha molto senso dormire, a parte per cambiare le condizioni climatiche e nel caso in cui non hai i lavori disponibili, dormi e ti ritornano i lavori disponibili. At the roundabout, take the first exit. Exit down. Abbiamo. Oh, not birdie. Mi Go sta facendo straight. passare? Mi sta facendo passare. Hello tracker, thank you man for overtaking me. For let overtaking me, vabbè. Che bei paesaggi. Questo rispetta il semaforo, nonostante non c'è nessuno, tuttora lui si è fermo al semaforo. Vabbè, se ci sono giocatori. Rallentiamo. Magari impiegheremo meno tempo. Chi è? Chi è? Suona! No, perché devo suonare? Suoniamo. Quello mi ha fatto passare quello, è stato un signore, veramente. È raro trovare gente che ti dà la precedenza, che si ferma ai semafori dove ci sono i lavori in corso. Molto raro. Cioè, nonostante tutto, era fermo lì al semaforo. Anche se io lo avevo passato. Scusate per la tosse, ma si sente ancora la musica di fondo? No? Vediamo. Sì, un pochettino si sente un pochettino, bassa bassa va bene. Poco. Sì, avevo il col telefonino stavo dato un'occhiata. At the roundabout, take the second At exit. the roundabout, take the second exit. Exit down. Exit now. Exit just fuck it now. At roundabout, take the first exit. Vediamo. Sì, dovrebbe At essere the così. roundabout, take the first exit. Exit down. Exit now. Le case colorate a sinistra. Eccola sul tetto, no? Quella sul tetto, dove cazzo è? Ah, numero 4.
A proposito, funzionano i lampeggianti? Anzi, funziona. I lampeggianti, gli abbaglianti. Uscendo dalla Norvegia. Ok, 96, va bene. Entriamo in Finlandia. E non ci usciamo. Mi sa, andiamo a Oslo. Go straight. Abbiamo una bella salita lì. Questa l'abbiamo fatta ieri in discesa. Non so. Scappato. Dopo una salita, chiaramente c'è anche una discesa. Capitano ovvio. Capitano ovvio. Nomi semplici da memorizzare. Get ready to turn right. Turn right. Ivalo in aria. Ivalo. È l'ultima città. Dopo. A dopo, Francesco, buon pranzo, grazie. Buon pranzo anche a te. Grazie per essere passato. TVB. Ti voglio bene anch'io che sei cocco, lo sei. Giù mangi. Giù tu la donkey. Ok. Apri in corso. Abbiamo un altro giocatore. Doppio rimorchio. In mezzo alla strada. Così, a random. Però deve essere due giocatori. Vabbè. A dopo, Francesco. Va bene, Frankie, a dopo. Un giocatore. Ivalo. Go straight. Ivalocchi. Ivalo Yoki.
Le persone che hanno all'improvviso si sono voltate dall'altra parte, hanno fatto un retro front. At the roundabout take the second exit, ovviamente. At the roundabout take the second exit. Exit down. Stiamo uscendo al centro abitato, lo segna il cartello qui. Ecco qua. Non c'è, non invadiamo l'altra corsia. Spero che qui adesso è tutta rettilinea, quindi posso andare tranquillamente a 95, 96. Treno. Ok. Ciao Simon 30, Simon 30, come stai? Come va? Grazie di essere passato. Allora, devo usare lo zoom perché nonostante ho gli occhiali momentaneamente. Bella. Bene, bene, grazie. Sei un pilota della Sicilia oppure sei semplicemente di passaggio un camionista virtuale anche te? Complimento. Siamo in multiplayer, pro mod, server pro mod 1. Trasportiamo pesce fresco e siamo diretti da Hammerfest verso direzione Oslo. Ah, Frankie, ma sei qui? Rajala. Che belli questi posti, veramente. Mi devo comprendere la Black. Mi devo comprare la Black Sea. Satas Yogi. Ma che è sto casino? Nativo di mia moglie. Satanen. Stiamo sfiorando 16 km orari oltre il limite di velocità consentito. Sei anche un giocatore, ma purtroppo da pad, insomma. Ah! Quindi ancora non è il volante, va bene. Ma anche bene il pad, comunque. Addirittura c'è chi si trova molto bene col mouse. Con la tastiera, chiaramente, è un po' più complessa la cosa, perché devi andare a regolare l'intensità della sterzata. Quindi può capitare che durante gli incroci o, diciamo, una girata a gomito e una manovra, scusami, a gomito, hai difficoltà perché il volante magari può sterzare lentamente. Chiaramente col volante, guarda, ti dirò, ho il più scarso della fascia alta di quelli che magari teoricamente dovrebbe essere fascia alta. Il mio è un Thrustmaster T150, l'ho presi al Black Friday a 134 euro su Amazon. E devo dire che comunque non è male. Ha una rotazione di 1080 gradi, scusami. Rispetto a un'altra tipologia di volante ha quella rotazione in più, perché solitamente i volanti diciamo per giocare Euro Truck almeno devono avere 900 gradi di rotazione. Non è malvagio esteticamente, è fatto bene, la meccanica all'interno va bene, ha il force feedback, nulla di particolare, però fa il suo lavoro discretamente. Il G29, sì, il G29 è il top.
Chiaramente ha mi pare una rotazione inferiore, 900 gradi. Però chi è che è più esperto e più addentrato in materia a livello tecnico su questi volanti, magari chi le usa da più tempo di me, magari saprà fare un confronto migliore. Io al massimo quello che è questo di qua, chiaramente il G29 costa meno. Sì, scusami, voglio dire, il G29 costa di più, molto di più. Anzi, infatti hai ragione, però costicchia. Però non è nemmeno. Cioè, è un prodotto che acquisti una volta. Comunque lo puoi utilizzare sia su console, se non erro, su PS4, che anche chiaramente per PC. Quindi è un prodotto valido. Cioè, non è, sono soldi che comunque. Diciamo che le investi se tu hai intenzione di portare avanti questa passione al di là dei camion, magari per le macchine da corsa, ma che ne so, Forza Horizon. Tu solitamente giochi online, offline? Non smette di piovere. Ero indeciso se attivare la mod per la neve, però ho detto beh, siamo a gennaio, fine gennaio quasi. Oramai siamo a fine gennaio, non quasi, siamo a fine gennaio. Mette la mod per l'inverno, anche se i paesi comunque attualmente c'è neve, mi scoccia. Le alci, i mobili, chiaramente. Ah, e anche Forza Horizon. Beh, sì, dai, più là magari valuti l'idea, magari ti metti qualcosina da parte per comprarti il volante. Così magari lo sfrutti pure. E chiaramente ti cambia l'esperienza. Non ti nego che comunque col volante mi mi ha avvicinato un pochettino di più al mondo di Aerotrack. Che è successo? Ho avuto un forte lag. Eh sì, eh sì, eh sì. Allora, metto pausa. Salvo. Allora, salvo perché mi ha cliccato al server e riapro nuovamente il gioco. Un attimo di pazienza. Un attimo di pazienza. Bella Raybird, ciao, benvenuto. Come ho fatto a scaricare la ProMod? Ti registri sul sito della ProMod e lo scarichi da lì. E lui ti devi creare intanto un file.def che deve andare ad inserire quelle che sono magari le caratteristiche del tuo computer, che devi andare a modificare, diciamo, se vuoi puoi andare a modificare i parametri, puoi andare a modificare, che ne so, se è un computer performante, lo devi inserire, ti scarichi questo file che ti permette, diciamo, di la lettura della ProMod, dopodiché ti porta alla pagina successiva dove ti dà dei link dove appunto poterti scaricare la ProMod. E appena la scarichi, la inserisci dentro la cartella mods che si trova dentro documenti. Nulla, è molto semplice, cioè non è nulla di complicato. Magari spiegato in questo modo è più complesso rispetto a magari. Allora, ecco qua.
Ok, here we go. Rispetto magari un fatto o vedere un video comunque dove ti illustra come si fa. Ok, sono online. Ci sono a Rovaniemi. Lapponia. Io se sto crescendo in fretta, ma guarda queste di qua, io non solitamente non stream facilmente, anche perché avendo poco tempo a disposizione evito di streamare. Magari quelle orette libere che ho vado, metto a giocare, così faccio un viaggetto e basta, oppure con l'aereo comunque e mi faccio il mio viaggetto, il mio voletto e basta. Non streamavo dall'ultimo evento che ha fatto la mia compagnia di volo virtuale Air Sicilia. Però non sono, non mi definisco streamer, mi definisco così tanto per, ma in Natale da per cazzeggiare, anche perché non ho come gli altri chi streama seriamente, magari chi ha appunto un non viene retribuito, comunque chi cerca, chi ha un obiettivo, si prefissa un obiettivo, comunque magari un regolamento di chat e cose, con me si può scherzare senza nessun limite. E allora ci sta una cosa quando il regista dice allora aspetta, ci sta una cosa quando ti registri, di che agenda sto? Beh, puoi mettere pure una fittizia, oppure non lasci il campo vuoto e basta. Su Promods non è necessario andare a inserire, credo, almeno da quando io mi registrai un anno fa in Promods, mi sono registrato un anno fa, quindi non mi aveva richiesto, se non mi ricordo male, l'azienda in cui appartengo. Probabilmente il multiplayer teoricamente dovresti far parte in un'azienda su Trackers MP, ma sono cose completamente diverse. Però strano che te lo chieda. Infatti faccio un salvataggio. Rhino T, un'altra alce. Un'altra alce. Stringiamoci un pochettino. Giocatori non ci sono, ok. Sopprime in Italia? Che intendi? Che significa sopprime in Italia? Ma in che senso? Io. Grazie a te! Grazie a te, Rebird, per esserti iscritto. Grazie. Ma figurati, guarda, così poco, cioè non ho fatto niente. Mi dispiace purtroppo non potertelo illustrare perché non saprei come farlo, cioè devo fermare il camion mezza strada. Però è molto più semplice a dirsi che è molto, scusami, più semplice a farsi che a dirsi. Basta che fai attenzione quando vai a scaricarti il file dev, che ti può modificare pure i colori di questa mappa. È la possibilità di nuovo. Ma che dobbiamo fare? Ah, allora. Mi chicca nuovamente al server. Ma di nuovo. Com'è possibile questa cosa? E allora fermiamo il camion e salviamo. La cosa brutta è che devo uscire nuovamente dal gioco ogni volta. E per la promod devi avere i DLC delle mappe soltanto, quindi Baltic Sea, Italia, Viva la France, tranne i Going East, tranne Black Sea mi sembra che sia.
Ecco qua. Comunque oggi mi sta dando problemi. Sarà perché mia mamma sta vedendo la TV. Sta guardando streaming, sì, ma... le caratteristiche del mio computer le trovi qua in basso sulla descrizione. C'è scritto PC spec, vedi tutto. Ho un portatile pure, un Asus Republic of Gaming G750GZ, che siccome mi serve appunto come Ok, computer a here we streaming. go. Ai tempi era il mio computer che usavo. Ok. Wow, oh, che succede? No, sto laggando. Uno è stato bravissimo, uno. Me ne ha evitato. Bravissimo, però è in collision ancora, in non collision. Mi sono rotto i coglioni, mi sono rotto. Niente. C'è qua che mi chiccano. Mi chicca ogni volta. Let's find a new route. Ora facciamo un piccolo reclamo alla Fastweb, che ha rotto i coglioni. Com'è possibile? No. Facciamo un piccolo reclamo. Never mind. È che io I'll pago un find a new route. servizio e deve essere garantito al 100%. Cioè, io non posso che un computer deve fare streaming e l'altro che si guarda Netflix e che va in buffering. Non va bene così. A me girano i coglioni. E ora facciamo un bel reclamo alla Fastweb. Ci iscriviamo. Io già. Continua single player. Anche, non posso perché ho un lavoro in corso. E con un nuovo aggiornamento del cavolo. Io non mi ritrovo più in questa posizione. Bensì lui mi cancella il lavoro e mi porta nuovamente nel garage dove io ho la sede. Quindi mi faccio. Però puttana troia. Le 400 km. Allora, salviamo nuovamente. Salviamo nuovamente e vediamo. Speed test. Speedtest.net. Oggi. Qualche santuzzo cadrà. Oggi qualche santuzzo cadrà. Ok, Diamo uno speed è test. l'ora della verità. È l'ora della verità. Diciamo, no. È l'ora della verità. Se nemmeno legge è online, dove si fa il Adesso schifo, guarda qua. DAF 1500 cavalli. Se nemmeno run Ok, offline, ritorniamo. 42 mega, 42 siamo. mega. 42 mega di merda. Guarda, a me è strano che dà delle latenze di ping, soprattutto non sto facendo materialmente nulla. Cioè, sto streamando, sì, ok, va bene, ma sto facendo uno speed test e va bene. Non va male. Però evidentemente cambierò contratto. Ma scusami, ma hai fatto lo speed, quanto ti va? Mi va a 46, cioè io pago una fibra, pago tanto quanto uno che ha la fibra che arriva a casa, a 46. me arriva col doppino con la rete Ma scusami, appena. 11. Ma quanto. Appena. Fammi Ok, here we capire. go. Stavo dicendo che loro quanto danno? Fino a 100, fino a 200 mega, fino a Fino a 100 200 giga. mega. 100 mega, vabbè. Oggi, allora, considera, oggi è domenica, considera,
basso che si appoggia sulle centrali team, quindi le centrali team saranno Saturn, ok? Quindi inizio da questo, non si... team che poi passa basso. Ok? Devi considerare anche la distanza che siete alla centrale. Lo sai a quanta distanza state alla centrale? No, la centrale sotto casa ce l'ho. At the roundabout, take the second exit. Allora, sotto casa, quindi sono fatta me. C'ho il centro stella qua sotto casa proprio. L'altra volta mi sei andata via la connessione perché hanno tranciato un cavo. Ora cominciano a rompere i coglioni in questo modo, a finire che io poi mi scogliono e cambio tutto, cioè mi interessa. Tanto se devo pagare un disservizio, pago un servizio che poi ha spesso dei disservizi, no. Cioè, attenzione, non ha spesso dei disservizi, oddio. Però comunque mi dà fastidio quando proprio devo utilizzarlo, per quale motivo mi devi rompere i coglioni. Ok, usciamo al centro abitato. 56 millisecondi di ping sul server. 56 millisecondi. Minchia. Stai. La sto streamando, buh. Allora. Vabbè, chiudi tutto e prova senza. E prova a fare stupid test senza. No, vabbè. Senza streaming, senza cose, eccetera. Allora. Allora, però non so il motivo. Rieccomi. A 100 mega è wind e mi va a 90 mega. Perché sono stronzi? Perché tu comunque paghi un server. Allora, io pago lo stesso importo che paga uno che gli arriva la fibra telefonica a casa, cioè il cavo della fibra gli arriva a casa, io pago tanto quanto lui. Solo che quello viaggia a 1000, io viaggio a 200 massimo o a 100. Dipende. Devo regalare un paio di cuffie a mia moglie, così non do fastidio quando sono al PC e che giustamente quella ragazza non può sentire nulla. No, hai ragione, 122 millisecondi di ping, guarda qua. Vabbè, perché le Netflix. Calix fluido, zero giocatori. Posso chiedermi una cosa? Sì, mia. Dimmi, Mirko. A parte che io, sai che sto giocando un po' alla cazzo. Ho preso quello che ti avevo detto a te, che sai il cruscotto dell'altro scan che non si vede navigatore. Sì, quello che si nasconde. Sì, è che dove io ho il tasto dove puoi spegnere e accendere il navigatore, non si accende, vabbè. Ho messo il TomTom, no? Se io faccio nelle impostazioni del gioco le strade più brevi... Grazie Simon, alla prossima! Ops. Il navigatore, il TomTom, mi fa le strade più brevi o quello che vuole lui? LOL. Dipende. Perché usando il TomTom, LOL. Sì. Il TomTom ci metto nel più breve. LOL. Funziona? Richiamo. Oppure deve funziona solo quello del camion? Buongiorno. Ciao Sasha. Time to hit the road. Grande Sasha con il mondo. Allora, come è finita ieri con Marco? Niente, che gli ho dato il mio profilo. Ma io spero che non si ricancella dopo 2-3 mesi, se no alla fine cosa fa? Raccolta i profili. Faremo un backup. Perché io ieri l'ho detto, non so se mi sono capito bene, perché ieri stavo crepando di sonno. A me sai cosa mi è successo? Che non mi entrava più su internet il gioco, no? Perché mi diceva che l'email era sbagliata. Alla fine ho disinstallato tutto e ho ricomprato Eurotrack, ho ricomprato tutte le DLC, ho ricomprato tutto e ora non mi sta dando più problemi. Però non so se anche lui dovrebbe fare sto gioco. No, non c'entra niente. Lui quello che deve fare è attivare il cloud.
Ah, va. Per me, ma poi non lo so. Mi faccio fare un backup della cartella di, della cartella profilo. Oh, Sasha, sono in live, sono su Twitch. Ci ho messo il link là, sul coso. Sasha, dimmi. Tu che ma non è che sei più intelligente degli altri, perché ho fatto la domanda anche a loro, te la faccio anche a te. Sai che nell'altro Scania, l'altro Scania, vabbè, sai che c'ha due cruscotti, due Scania, no? Ah, due? Cruscotti. Lo Scania o l'Iveco, scusami? Lo Scania. Ah. Ecco. Che in uno non ti va il navigatore. Perché? Sì, è chiuso, è tappato. Quello semplice. Ecco. Sarà il modello base. Ma se io prendo lo standard da light, lì come cazzo si chiama? Non dovrebbe esserci, non proprio standard come ti esce dalla fabbrica. No, dipende come la Scania ha rilasciato i vari modelli. Sì, perché c'è, questo qua ne ha due e poi tutti gli altri sono quelli di quello più grande, diciamo, quello lì che si vede il navigatore, no? Mm-hmm. Però io ho messo il TomTom perché io ho cambiato il cruscotto, perché il cazzo vedere quello mi piace anche l'altro, però essendo che non c'è il navigatore ho messo il TomTom, no? Se io faccio le strade più brevi nel TomTom me le fa più brevi o mi fa quello che cazzo vuole lui? No, il TomTom è la stessa strada del navigatore di serie. Ok. Ah, sì. No, perché sai, come ha detto anche Marco, ha detto che quando giochiamo così tra di noi posso avere anche un camion anche senza l'idea, no? E mi sono fatto uno Scania che sembra base, però c'è un 730, non vi preoccupate, che è fatto tutto da schifo come è fatto in fabbrica. Gioco un po' così. Allora. No, era solo una mia informazione. Non sei ancora visto Marco stamattina? Non ancora. Io sono qua in Inghilterra che esploro un po' Londra perché è tutto grigio, c'è solo Londra che è gialla. Ma scusami, mi faccio un'altra domanda. Para. Para. No, perché magari non volete parlare per tanti cose. Arrivo. Mi ha detto il mio amico, no? Che una volta lui gioca per cazzi suoi, no? Automaticamente lui si è sparato un viaggio, non so di quanti chilometri, no? Tutti a 80 se le fa. Ha detto che lui è nella classifica dei chilometri, perché ha detto che mi vede a me, vede voi, vede tutto. Steve. E lui è in quella lista dei chilometri. Vabbè, come certo, fa? Sono tutti i giocatori lì dentro. Ho capito, ma come fai a prenderti dei chilometri se giochi alla cazzo senza una... che sei dentro una... VTC? Basta che avvii il gioco da trackbook e i chilometri te li dà come giocatore, non come VTC. Esatto. Ah, ma devi avere trackbook, perché se non ce l'hai tu non sei calcolato. Infatti avvii il gioco come trackbook, lui sicuramente ce l'ha. Da trackbook lo puoi usare anche come giocatore, mica devi essere per forza. Esatto, o anche single player lo puoi utilizzare, attenzione. Sì. Quindi pure sì, single player.
Ma quando tu fai trackbook, invece di fare multimediale, fai e avvia il gioco, ti conta lo stesso. Sì, certo. Sì. Anche single player trackbook, guarda. C'è gente che ci gioca single player perché gli piacciono le mod, ha la mappa, la Rus map. Vuole giocare, si fa molti chilometri. Addirittura c'è gente che, se tu vuoi vedere tra i primi del mondo, come su Euro Truck, fa Catanzaro, non mi ricordo, ha fatto Catanzaro in continuazione, fa Catanzaro, non mi ricordo l'altro paese, vai a vedere. Sì, ma se io ti apro Steam il gioco, non mi conta. No, devi avviare Trackbook. Ecco, Trackbook deve essere avviato, Trackbook, anche se tu non avvi il gioco da Trackbook e lo avvi da Steam, basta che Trackbook è avviato. Ah, ma se io faccio apri e poi automaticamente faccio Steam, mi ricorda. Sì, se Trackbook è aperto, sì. Ok. Anche se senza connessione internet, anche senza connessione internet e Trackbook aperto, tu lo puoi fare. Sì, quando... Poi automaticamente lui, appena ti ritrova la connessione, manda i dati al server e ti conta tutti i chilometri che hai fatto quando eri senza connessione. Ah, non lo sapevo. Grazie dell'informazione. Figurati. Perché così almeno se mi metti caso che non c'ho più internet, gioco da solo, magari sono al telefono con voi, cioè dico... Ok, grazie. Vedi, sentiamo dopo, ragazzi, vado a mangiare. A dopo. Ok, buon appetito. Ciao ciao. Ciao ciao. Perché vedi, io non ci capisco un cazzo su queste cose. Purtroppo io devo dirti che sono ignorante sulla materia. Sull'elettronica sono ignorante. A me piace guidare, mi piace fare, avere. O cagare il cazzo agli altri, non sono capace a farmelo da solo. Porco di... Ora sto andando nell'isolotta che non l'ho ancora fatto, strano. Hai bestemmiato, ti ho sentito laggare. Oh, meno male, sono in live flow. Oh, pomeriggio vi vedrete che giro con un mio amico, però ora alla domanda se vuole, ma fa entrare il tuo amico qua, ma no, non ma sei. Lui non vuole entrare perché gli piace stare da solo e poi non si connette tante volte, cioè per dirti, io e lui da 2 mesi che non giochiamo insieme perché lui gioca un altro gioco, sembra si connette poco, cioè io una volta gli ho detto: quando è che giochiamo a Euro Truck? E lui mi fa: per il momento non ci gioco perché non ci vuole. Cioè, capito? Poi sono passati 2 mesi. Cioè, non posso far entrare una persona che in 2 mesi ti fa 15 km e poi nell'altro mese non ti fa niente. Cioè, giustamente ti poi Marco si incazza. Vabbè, certo. Si incazza questo qua. Perché in 2 mesi stai a zero e nell'altro mese hai fatto 15 e te ne vai. Cioè. Ma se io posso farlo giocare qui dalla cazzo, dire guarda. Ti viene un convoglio pubblico, dico, così, tanto per. Gli dico, guarda, sono con loro, riunisciti e poi automaticamente cazzeggiamo così, lui si fa i suoi chilometri e non ci facciamo i nostri chilometri. Capisci? Sì, sì, sì. Però non lo so, perché lui mi ha detto, ti mando un messaggio se sei libero o giochiamo dopo. Perché io ho detto che stavano giocando ognuno per cavoli nostri. Ma vabbè, se non sei con loro, io dopo pranzo mi connetto. Però non so se... Perché ho sto al telefono con voi o sto al telefono con lui. Quindi automaticamente non posso fare due chat diversi. No, certo, altrimenti ti confondi e poi... Perché io parlo con lui, poi voi dite... Cosa hai detto? No. No, vabbè, se entresti in confusione. Ecco, però sono con loro, ci ritroviamo lì, fai un viaggio con loro. Cioè, al massimo mi posso dire così, poi se lui mi dice ok oppure no, lascia stare, ci vediamo un altro giorno. Cioè, non lo so io, cioè, io provo a chiedere.
perché poi non so neanche chi c'è sta oggi pomeriggio. No, io non ci sono, sicuro. Beh, te non ci sei mai. Vabbè, fine settimana è raro. Stay right and then continue straight. Minchia, quando non puoi stare a cazzeggiare con il camion, che devi fare? Non mi dire niente, guarda, mi piacerebbe cazzeggiare. No, dico con il car. Non andare in giro per cavolo di guardia. Qualche volta gli devi dire, amo, lasciami giù. Oh, vediamo se stasera riesco ad esserci. No, stasera molto probabilmente ci sarò. Ma sei matto. Ah, però... ora, ma appena arrivo, quando... stacco la live, spengo e accendo il modem, che sto giocando offline, sono. Perché mi ha chiccato già 4 volte. Cosa non va bene? Mamma, anch'io quando ero fidanzato sono stato 2 anni e non ci ho giocato. Però sai cosa ho notato di questo? Cosa? Che c'ho il motore 730. Ho messo le 6 marce con il Rob Star, che però quando io freno sento l'aria dei freni fa. Carino, invece, ma scusami. Con l'altro, invece con l'altro, che era sempre un 730, che non lo faceva. Ma nel coso si sente, nello Scania si sente, nello Scania. Sì, si sente il retarder quando si attiva. Sì, però se io freno senti quel suono lì, io lo faccio nell'altro, non me lo fa. Non mi viene proprio il simbolino del freno che sto frenando. Mi viene solo il simbolino del freno quando c'è il retarder. Non basta, non so perché. Exit down. Che poi ti cazzi della palametra che ci sono questa cazzo di tutta la di merda. Tornando su Sarpio. Grazie. At the roundabout, take the first exit. Exit now. Ma scusa, un'altra domanda. Ma se è stato Marco a mettere a 100 oppure ero già uscito così? Ma cosa? Perché lui ha detto che quando gioca da solo, no? Mette 80 all'ora e conta le affari. Perché noi dobbiamo arrivare fino a 100 per contare i chilometri? No, allora in sostanza praticamente le Traxbook funziona così. Allora, se tu sfori i 101 km orari, tu fai parte di un'altra classifica. Quindi fai parte della classifica gara. Sotto i 101 sono gare normali, cioè è la consegna normale. Se tu fai 80 o fai 70 km orari, alla fine è lo stesso. Se lui fa 95 lo faccio io? Va bene, perfetto. Basta che tu non sfori i 101. Sì, sì, se tu fai 101 non li conta. Se giochi in arcade non li conta nemmeno. Capito? Sì, perché lui ha detto che ha fatto un viaggio di 80 a 80. Ora è anche lui nella classifica. Però io gli ho detto, io vado a 95 e me ne conto. No, quindi lo stesso, lo stesso. L'avete impostato voi. No, no, sotto i 101 li conta. Appena tu fai 102 non li conta più. No. O se giochi in arcade, server arcade, non ti conta niente. Nemmeno il viaggio ti conta, non esiste il viaggio.
perché tu sforati 101, tu fai parte di un'altra classifica. La classifica si chiama gara. Sì, sì, quindi non... lo so. Poi no, volevo sapere che avevi impostato la velocità. Se l'avevamo impostata noi nella VTC oppure era già così? No, così. Sì. Tu considera che i carichi esterni, i contratti esterni, vai di velocità massima a 90. Se ti rovesci perché carico. No, ciao Ste. Ciao Ste. Sono in live su Twitch, ciao, Twitch TV. Twitch. Sì, grandissimi cazzi. Bravo, bravo Ste, bravo, 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 bravo. Lei sposta di merda, bravo. Ah, com'è? Un po' vedere com'è il canale Twitch. Sborra. La borra. Fa la schiuma, dai, ma non è sta porra, la borra. Voglio vedere come qui. At the roundabout, take the second exit. Chi sei tu? Exit now. Luigi il Mae, Luis Master là. Ma l'ho messo su comunicazioni, l'ho messo il link. Fa la schiuma ma non è sapone, la porra. Con l'acqua? Scusa? Eccoci. Ma sta piovendo? Scusa? Ah, sei con... il Renotti. No, ma dico... perché c'hai la neve? Non ho la neve. Vabbè, da me è perché la pioggia è automatica, è del client, non è del server. Il giorno e la notte è del server. Io porco. Ah, la parolaccia. Minchia, per vedere te sono andato giù dalla collina. Cretina che sei. Io poco fa pure per salutare un ragazzo sono andato a finire in mezzo al guardrail e praticamente ho dovuto ricaricare il sabotaggio. No, io non ricarico un cazzo. Mi sa che bellino il camioncino. Ma del re no. Dai Stefano, per il tiro no, dai, così mi prendo il l'Iveco. Io c'ho cosa? Ma tu c'hai di quella... diciamo quel mondo scaricato da workshop realistic pioggia? No, ma è multiplayer, quindi non ho niente come mod, soltanto la promozza e basta. L'unica cosa che ho messo è la reshade, quella che ho creato io, il preset che te lo fa vedere ora, così su Steam metto le fai che puoi mettere la pioggia e che tu vai, ti dice fai l'altra strada perché quella è interrotta, ti fa fare un altro percorso. No, non lo sapevo questo. Vabbè, che comunque col multiplayer sì. Non funzionano, quindi... No, questo funziona perché vai sulla far del gioco. E cosa fa questa cosa? Ciao Stefano, buongiorno. Che praticamente tu vai, cazzeggi per cazzi tuoi, no? Mm-hmm. Te ti fa girare a sinistra. Mm-hmm. Non ti dice di non girare a sinistra, di andare dritto e ti dice di fare il percorso perché quella strada lì è interrotta. Ti viene proprio scritto nel navigatore. Scusami, se tu ci passi? Tu ci passi e passi in mezzo, sì. Però vedi magari l'aereo che è caduto per terra, lavori in corso. Ma funziona multiplayer, sei sicuro? Sì. È uscito con la nuova DLC. Di questa qua che è uscita in ritardo, reale qualcosa. Me la mandi il link sul Discord, lo mandi? Come cazzo si fa? Copi il link dalla barra di indirizzo e lo mandi. Ah sì, ti faccio la foto dove si fa nelle opzioni. Ah, basta che mandi il link. Aspetta. Mi fermo un attimo e te lo dico. Devo andare su gameplay. Aspetta.
Ah, devi andare su, sai dove sul gameplay? Go straight. Sì? Settaggio gioco. Mm-hmm. Dopo che c'è scritto difficoltà, parcheggio. Ah, sì, ma questo qua lo so, sì, ce l'ho questo. Frequenza stradale. Io pensavo fosse 20... una mod, pensavo. No, no, eventi stradali causali, deviazioni e probabilità. Casuali, sì. Ma su multiplayer se lo faccio adesso è disattivato. Perché non lo puoi fare. In single player lo puoi fare. Capito? Ah. Se tu vai adesso sei multiplayer, non te lo fa fare multiplayer. È tutto abbassato. Poi c'è scritto possibilità pioggia e lo metti come vuoi. Tanto la pioggia te la gestisce il tuo gioco, non il server. Sì, ho capito, se ti fai tre viaggi con la pioggia rompo un po' il cazzo poi, Vabbè, sì. Però fare deviazioni è bello. Le deviazioni sì, è bello il single player. È quello che dicevo io. No, quello funziona, sì. Single player però. Però a me mi sembra multigiocatore, mi funziona perché l'ho fatto una volta per cazzeggiare su multiplayer, poi non so se... Vabbè, comunque è una figata unica. Una volta ci sono entrato dentro, mi sono preso l'elicottero dentro, pum! Sono fermato con l'elicottero. Per me dovevano mettere maltempo, che magari tu lo metti, vai in qualsiasi posto, ti fa vedere un tempo diverso. Magari te sei in Russia, nevica, vai dall'altra parte, piove, vai da un'altra parte, c'è un nebbione, sarebbe stata una figata. Ciao Simo, bentornato nuovamente. Hai mangiato? Guarda il telefonino, sto guardando che... Ora ci mancano 816 km. Quindi 2, 4, 6, 8. Una quarantina di minuti circa. E siamo arrivati a Oslo. Ciao Realty Ox. Ah, ma sei tu, sei ste. Vieni come piove. Sta piovendo. No, è Stefano. Penso di sì, dovrebbe essere lui. Stefano. Ste? Che cambio di merda. Che camion di me, Stefano. C'è il Prime, Stefano. Ma che fai, Stefano? Non sei su Discord, non ce l'ho attivo Discord. Oh. Il camion Renoncino, guarda che bello il camion. Prenditi questo, dai, mi prendo l'Iveco. E poi c'è lì la chiesetta. Vedi, te ne vai pure in chiesa. Dai, Stefano. Prenditi questo camion, dammi l'Iveco. L'Iveco è mio. Copione di camion. Ora prendo il camion più merdoso, così tu dici io lo visito, bello, lo sto rivisitando. E mi prende il camioncino più bellino io. Stay right. No, che sento doppio, ah, ho capito. Il camioncino di Stefano. Ma mi sto facendo il viaggio fino a Londra. Ma non ce l'avrei fatta a 3.000 km. Io sono partito da Londra. Sto andando nell'isoletta, isola qualcosa. Come fai ad avere un canale anche tu? Già ce l'hai un canale, ma non lo sai. Quando tu ti registri su Twitch, automaticamente tu hai il tuo profilo e il tuo canale. Devi soltanto scaricare Streamlab OBS. Te lo configuri. Ah.
E streammi mentre giochi col camioncino e tutti guardano il tuo sì. pisellino. Quello che fai, quello sì. che non fai, ti sì. mettono il follow. Però, sì, però come fai a poi a avere tutti i tuoi video che te li conservi? Te li conserva lui. No, no, te li conserva lui. C'è un'impostazione su Twitch che ti permette di archiviare i video. E quindi tu in quel caso i video te li conservi. Dopo un po' però vengono tolti. Tu che fai? Hai il video, te lo salva e tu poi te lo trasferisci sul tuo canale YouTube e ce l'hai sempre lì. Twitch a differenza di YouTube è diciamo su Twitch è solo streaming e puoi vedere però chiaramente i video passati. Però è molto più per monetizzare e far sì che lo streamer insomma guadagna, fa qualcosa, insomma il canale è subito in risalto in base alla categoria, alla tipologia di streaming che sta facendo, che ne so. Tu puoi streamare il gioco, ogni gioco ha una sua categoria, Euro Truck, American Truck, Wix Plane, Fly Simulator. Così chi è che deve guardarsi lo streaming di un gioco X, di qualcosa XY, la cerca e ti trova. A differenza di YouTube che magari se non sei iscritto sul suo canale non ti vede. Magari YouTube è più per avere uno storico video, più che per le live. C'è Mencino Maialino. Il Renault va bene senza muso, senza bull bar. Ma no, no, cioè una figata unica. È senza... bello così con come esce. Sì, sì, senza bull bar è molto bella, mi piace, è spigolosa. C'è tanta gente che ci mette l'affare del toro lì, come cazzo si chiama, e poi le maniglie. A me piace semplice, già il fatto che io ho messo gli abbaglianti sul tetto, le trombe, vabbè, le trombe vanno messe perché rispetto al clacson. Però già il fatto stesso che tu, io ho messo gli abbaglianti in alto, mi dà fastidio. No, quelle ci stanno. Cioè lasciare semplice di pacco. Ci sta anche la barra sotto al paraurti che fa vedere le lucine. Quella messa, l'ho messa, ad obbligo. Poi mi devo fare un camion tamarro di merda. Appena mi scelgo un camion lo faccio a tamarro proprio. Lo coloro strano. Sì, però, sì, però il problema è che devi stare sul gioco. Non puoi fare roba le mod. Come? Non con le mod. No, no, senza mod. Questo è un camion tamarro. Il colore è strano. O magari un camion bello che magari utilizzerei tutti i giorni. E il camion poi aziendale che tu ce l'hai lì parcheggiato. Anch'io faccio così. Vabbè, io ora mi prendo tutti i camion base. Ciao Strodet, grazie per il follow, welcome on board, pisellino. A proposito, voglio spostarmi questa icona qui del logo aziendale. La voglio spostare. Aspetta, ne riesco a spostare. Ma tu non c'hai lo specchietto virtuale a destra? No, no, non lo uso. Come cazzo fai a vedere a destra poi? Mi giro la visuale. Ma con il mouse? Sì, sì. Ok, logo aziendale va bene. L'ho messo così. Ok, va bene così, logo aziendale. Ho spostato il logo aziendale un po' più al centro, cioè in maniera tale che... Mettilo verso in basso. No, verso il basso c'è il navigatore e poi c'è l'overlay. L'ho messo tipo accanto allo specchietto, così. Ah, perché te usi lo specchietto? Quello da anteriore sì, per fare manovra. Poi se mi rompi i coglioni faccio la manovra automatica col rimorchio aziendale. Con due carichi, fai... Così. Ups. Consegniamo pesce, pesce, pesce. Lo potrei mettere pure in alto a sinistra il logo aziendale, ma va bene in quel modo. No, ma va bene così perché sennò poi non vedi. In alto a sinistra c'è il doppio specchietto, c'è il doppio retrovisore. Sì.
devo fare il camion ungherese là, com'è che dice Stefano? Con la Tamar con le tendine, non le ho mai messe. Ce li ho ma non le ho mai messe proprio. Ah, io l'ho messo, sì. Io no. O romeno albaniero. No, sai cosa voglio fare io? Voglio metterci la quella della Bulgaria. Ma cosa, la skin della Bulgaria? Ma ce n'è una che sembra la bandiera italiana, qual è? È la Bulgaria. La Bulgaria, vero? Sì, che poi dietro c'è lo stemma. Quindi adesso ho scaricato questo programma che dici tu. Ok. E tu vai in diretta, ma come prende lo streaming? No, prima devi crearti le scene. Allora, se tu vedi in basso a sinistra ci sono scritte le scene. E lì metti il nome della scena, la crei una e gli metti Eurotrack. Iscrivi. Dopodiché nel quadrato centrale c'è scritto, ti consiglio di vedere qualche video, cioè devi mettere la sorgente, cosa, da dove deve, cosa devi streamare, un gioco, Google, il desktop, eccetera eccetera. Tu devi avviare Eurotrack e devi selezionarti, c'è scritto seleziona una finestra specifica e metti Eurotrack. Poi per esempio sì. Dimmi, dimmi Mirko. Hai mai sentito una ditta Mazet? Una? Mazet. Ma cos'è? Una ditta. No, no, perché? È nell'isolotto dell'Inghilterra. Ci sono andato appena a scaricare, tutto verde con la scritta Mazet in bianco. Ma è... Ah, ma è quella in alto, in alto, in alto, in alto, che ci stanno... In alto, sì. Sì, ci stanno le centrali di telescopio, là, gli avviste, come si chiamano, i... Aspetta, gli osservatori. Sì, l'isola in alto, in alto, in alto. E poi c'è l'osservatorio. Longyearbyen. E poi l'altra è la 6. La Longyearbyen. Sì, che c'è la ditta. Sì, c'è la ditta. Che c'è anche un garage, però ora me lo vado a cattare. Bellissimo. Isola di Man. Sì, la più alta in alto. Devi fare attenzione lì che c'è la cosa col precipizio. C'è il punto, il belvedere dove c'è l'aereo, l'hai visto? Dove c'è il meccanico, c'è il belvedere con l'aereo. Sempre qua? Sì. Ma poi la vedrò. Tanto me la giro tutta. Me l'ho girata tutta. Però se andate, dovete partire dalla Polar Fish di Hammerfest, raga. C'è tutta la strada sterrata per arrivarci. Oppure dovete andare all'Hammerfish, alla Polar Fish dell'Hammerfest. Di Hammerfest, scusami. È veramente carino. Tutta lo streaming parte appunto da sta cosa. Secondo me arrivarci è bello. Ok, Oslo, stiamo arrivando. Chi è? Ciao, il bello di Napoli. Sì, sì, faccio parte della Adriatica Logistic. Kaliningrad. Quando mi hai taggato mi è arrivata una notifica strana, se non erro. Ciao, benvenuto, grazie per essere passato. Grazie mille per il follow, grazie.
welcome on board, pisellino. Gentilissimo. Lo apprezzo tanto, grazie. Stiamo arrivando a Oslo. Sì, vabbè, certo. Cerchiamo sempre dei camionisti. È normale, come tutte le VTC. Si fa il periodo di prova. Il periodo di prova non è a senso unico, chiaramente è normale. I componenti della VTC valutano il nuovo camionista, e il camionista chiaramente valuta anche i componenti della VTC. Non è a senso unico. A noi ci piace cazzeggiare, divertirci, fare le cose in maniera sistemata e allo stesso tempo senza ledere quello che è il divertimento. C'è anche da dire pure che siamo molto corretti e quello che cerchiamo appunto è la correttezza da parte sia dei componenti e chi ne vuole far parte della VTC stessa. Siamo terzi in classifica in Italia come VTC. Primi come quantità di chilometri pro capite. Ecco, primi come quantità di chilometri, come dice Stefanone, nostro vettore. E insomma, ci diamo da fare. Chi più, chi meno, chiaramente. E il tempo permettendo. Tu fai parte di qualche azienda, qualche VTC? Mentre mi arrivano messaggi sul cellulare. Go Street. Ok. Sto sparando questo viaggetto mattutino, domenicale. 384 km all'arrivo. Noi solitamente siamo sul server Pro Mod. E può capitare e capiterà che organizzeremo anche degli eventi su server ETS1, Sim1. Ah, vorresti partecipare? Noi, guarda, puoi entrare, può capitare comunque che faremo qualche piccolo evento su qualche viaggetto pure su Eurotrack Sim 1, anche perché organizzeremo convogli pubblici. Fai domanda, sul sito basta scrivere di Vatica Logistic VTC, trovi il sito, trovi il server disco, entri. A noi piace comunque avere il contatto diretto con le persone, abbiamo chiaramente come tutte le VTC un regolamento che può essere visto, diciamo, più o meno rigido barra flessibile. Per me è flessibile, è molto un chiaramente il regolamento è in costante cambiamento in base chiaramente a quelle che sono le diciamo quelle che sono le abitudini o quelle che sono comunque le modalità che man mano avvengono degli ingressi. Per evitare comunque di cadere magari in errore, come si fa in passato, comunque si portano dei correttivi. Fai domanda sul sito, entri sul nostro server Discord. Ci conosci, noi conosciamo te comunque e magari abbiamo la possibilità di viaggiare insieme. Chiedi quanti anni ha. Vabbè, se vuole entrare ce lo dirà lui. Sicuro... sicuro non sarà piccolino. Cioè, spero non 12 anni comunque, perché già la media qui è alta. No, noi partiamo a 18. Noi partiamo a 18 anche. Allora, per la promo quanti DLC devi avere? Devi avere tutte quello delle mappe.
tranne per il momento Road to Black Sea, l'ultima che è uscita, quella che tratta Romania e Turchia. Però per quanto riguarda Pine Kit, queste cose dei camion, che ne so, heavy transport, questi qua non è necessario, ma quello delle mappe purtroppo è obbligatorio. La Promoz appunto è un prodotto gratuito e quantomeno si spende quelle piccole cifre per avere le mappe che vanno a integrarsi con Promoz. Devo dire che comunque se vai su dei siti trovi anche la possibilità di trovare in sconto le Promoz e scusami le DLC, mi pare adesso a 15 anni quasi 16 sta, è minorenne. Mi pare che adesso c'è la ci sta lo sconto del 75% su Eurotruck. Su American Truck c'è un 75% di sconto. Non l'ho preso perché è inutile che mi prendo American Truck, mi piacerebbe averlo, ma se devo fare chilometri per l'azienda preferisco fare su Eurotruck che non su American. Scusate. Buongiorno. Ciao bello. Ciao ragazzi. Ciao Monello. Ciao Monello. Monello. Cavallo goloso. Sei sempre in live? Sì, sto arrivando. 285 km. A noi che stai arrivando non ce ne frega proprio niente. Cioè, chi c'hai sotto la scrivania a me non mi interessa. Live vietate minori? Come? Live vietate minori? Ma che, non c'è, io non ho regole sulle live. Non ho regole, lo sai che con me regole di insulti, di cose non ce ne stanno, quindi. Non ci stanno limiti, quindi. Oslo 215 km. Marco non si è ancora visto. Ma secondo me è su Pornhub adesso, non entra. Appena finisce, arriva la millesima pagina perché è schizzinoso, secondo me entra. Polar Lines. Go straight. Senti, intanto salviamo. Sto bene a rallentare. È il tuo, sta? Sì. Abbiamo lo stesso avviso. Abbiamo lo stesso avviso acustico. Ma scusami, mai l'uscita sulle casse dell'avviso oppure sulle cuffie? Sulle cuffie. Lo sento pure io, è strana questa cosa. Lo so, ma queste cuffie sono una merda, non so perché. Straight.
Comunque un po' di rumore lo fa l'Renault. Cosa? Un po' di rumore motore lo fa. Cioè sì, non è ovattato, cioè si sente il rumore. Però sono fatto 12 rapporti, quello, l'extra tank, quello che mi hai detto tu, Sasha. Devo dire che regge tranquillo. Certo, trascina qualcosina, però non è che sia così come un Mercedes, uno scale. Sì, sì, sì. Il 12 più 2 era interessante. Era la prima volta che lo vedevo, che lo utilizza un... Quello lì se porti carichi 30-40 tonnellate, viene comodo. Due di più. Ma di base con questi carichi li porti non con il rimorchio, heavy. A me piacerebbe avere il rimorchio heavy. Sì, sì. Il problema è che non c'è. Ma anche quello dove metti sopra tipo i muletti, il bigger 1000, sai, ti rimorchio vuoto e prendi il bigger 1000 e fai il carico. Quindi diciamo che è inutile prenderti un camion heavy per i rimorchi heavy, per con le marce tutte così. Per poi non poterlo sfruttare. Go straight. Bella salitina. Sì, già qua comincia a rallentare. 50 km orari. E allora? Allora, vabbè, cerco per avere compagnia soprattutto nei viaggi. Cerco gente seria, attiva, perciò ho chiesto. Comunque grazie per le info, ora decido un po', vedo un po' il costo di tutti i DLC e poi vedo se entrare, grazie. Ciao Marco! Ciao Suino, l'hai finito con Pornhub? Va bene, bello di Napoli, grazie per essere passato. Dai un'occhiata alle DLC, comunque che costano poco per il momento, ci stanno un pochettino di sconti, quindi magari qualcosina la riesci a risparmiare. Ormai Promoz diciamo è diventata non fondamentale, però gran parte delle VTC dove tu magari potrai fare richiesta l'avranno. Per quanto riguarda Marco, basta segarti con Pornhub. Vieni, che ti aspettiamo. Così tu entri, io esco. Ah, esco perché poi devo andare a mangiare. Non perché non gradisco la tua presenza. Marco? Buongiorno Marco. Monello. Sei tu basso? Sì, non sono alto. No, ci sento basso vocalmente. Sì, non so. Aspetta. Mi avrei mutato ieri. No, ti ho mutato ieri. E ti devo mutare? Muta nessuno. Esce. Ha visto che ci sei pure tu? Ciao Doccia, grazie ancora. Grande. Gutenberg. Dopo ieri notte. Ma che migliore. Ma che hai fatto stanotte? Io ho finito le 6. Madonna. Lo so, dovevo rimettere a posto alcuni camion. Ciao Marco, scusa se non ti ho sentito entrare. No, è che quando carico da 3-4 giorni, cioè da l'altro ieri mi fa sta cosa qua. Quando avvio Eurotrack che mi carica la ProMod, Mi laggano tutte le voci di Discord. Sì, anche a me, anche a me. Soprattutto quando fai switch da single player, multiplayer, server pro mod, server 1. È normale, Sasha. Ah, ok. Quindi non ti ho sentito entrare, Marco. Buongiorno, Marco. Buon porco, buon porco. Allora Davide profilo online. Buon porno a tutti. Buon porno. Ti ha detto perché ero muasse. Che sto facendo? Ieri ho litigato tanto con le visuali, con le stazioni, per cui da quelle sono muasse.
mangiano, Ah, le mie visuali dei camion, come ce l'ho impostate? Casino. Perché? Tu come le usi? Non... Tu guardi più fuori che dentro. Ah, certo. In che senso? Lo specchietto è centrato. Guardi verso lo specchietto. Mi mancava la strada. Come guardo verso lo specchietto? Ho dovuto fare un casino. Oh, solo un giocatore online, sono solo io, lol. Go straight. Oh oh. Sto guardando la live, lol. Colino. Provato un po' di chiave. Allora, facciamo un gadget assieme. 46 km. Non ho fatto pausa. Dove siete, ragazzi? Io sono andato verso Lussemburgo. Ah, vabbè, non vediamo dove sei tu, casomai delle trasporti. Ok. Dovrò comprare il garage. Vabbè, Marco, fai una cosa, visto che comunque le aziende sono diverse. Venditi tutti i camion che ha lui e ti compri quello che bene o male avevi. Stay left. Non ho capito. Passi per ordine, sbagli, finisci, stai peggio solo, stai facendo. Sto andando verso Lussemburgo, da Carino Strasburgo. Dalla Russia a Lussemburgo. Polaris, eccola qua. Exit right. Però che ha cambiato camion, ho preso il Mercedes. No, prenditi l'Iveco adesso. Prenditi, prendi l'Iveco. Ma io infatti l'Iveco non duro, saranno camion il primo e per il sempre. E il mio camioncino, sei tu che rubi. Ah, oh, sì, così okay. Funziona. A monelli come te gli facciamo diventare il culetto tutto rosso rosso a forza di schiaffetti. Come faccio a exit down. Ecco qua, ah, molto easy, easy, le masque easy. Polary Lines. Come hai fatto? Volevo mettere tutta la scena, penso. Non puoi? E quando la vuoi misurare? Vabbè, dai che l'ha misurata. Fammi vedere come funziona. Eccoci qua. Ho sbagliato. Dai, guardata. Beh, fermo parcheggio. Okay. Voilà. Anzi, Lussemburgo. Yes. Che dici, Marco? Ti aspetto a Lussemburgo, tanto l'esploro. Ah, ok. Ma io ci metterò un po' però, Beh, vabbè, tanto l'esploro. Eccoci qua. Ci devo mettere ancora un po' per ripresa. Vabbè, però ho fatto un backup, ok? Facciamo il nostro piccolo salvataggio. Per evitare la prossima volta che ripete di nuovo il profilo. Salvataggio? Che cazzo fai? Ho già salvato il profilo per il prossimo mese. È salvo. Ma non ho capito. Sì, ringrazio chi mi ha seguito. Vi auguro buona domenica. E buon viaggio a tutti i camionisti. Ciao ciao. Va bene. Ciao. Ciao ciao. Ciao ragazzi. Merci.